3 anni fa, ragazzi, sono passati 3 anni dal giorno in cui ho pubblicato il primo video della Svanilla. Era un video brutto, una specie di trailer, ma faceva proprio schifo, ma pochi giorni dopo è uscito il primo episodio. Oggi infatti siamo qui per festeggiare il compleanno della Svanilla, che oggi compie 3 anni. È da 3 anni che ogni singola settimana, tranne per il periodo in cui c'è stata la Mega Vanilla, in ogni settimana comunque di martedì esce un video da 3 anni della Svanilla. Ci rendiamo conto, ma chi è che vi porta ogni settimana un video così ben editato, con storie, personaggi belli e gente varia che ci partecipa? Quindi oggi siamo qui non con un episodio normale, ma con questo video speciale per festeggiare i 3 anni della Svanilla. Per prima cosa, ragazzi, vi chiedo di sostenere la serie, visto che in questo periodo è davvero davvero difficile andare avanti su YouTube. Quindi entrate nel gruppo Discord o Telegram in descrizione, dove avviso sempre quando faccio eventi della Svanilla o di PvP o di qualsiasi altra cosa. In questo breve video ci facciamo una chiacchierata, voglio parlarvi di alcune cose che riguardano la serie. 3 anni fa iniziai questa semplice survival e non mi sarei mai aspettato di trasformarla in una roba del genere. Ci ho aggiunto una storia, una trama, decine di personaggi, fatto partecipare tantissime persone. Sono molto fiero di come è diventata la Svanilla in questi 3 anni. Ha avuto una gran bella evoluzione. Prima era uno schifo, video tagliati male. No, non erano neanche tagliati all'inizio. Poi ho iniziato a editare bene, a aggiungere le voci, le cinematiche. Davvero, credo che sarà la più epica serie che vedrete su questo canale, insieme a quella di Kingdom Come Deliverance. Ho una grandissima notizia da darvi, sto lavorando a un film completamente animato su Blender della Svanilla. Ebbene sì, ho già creato circa un minuto di video e lo troverete in descrizione, vi lascio il link, è un video privato quindi se volete vederlo dovete per forza usare quel link lì. È un test, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, è soltanto l'inizio di quello che sarà un gran bel film. Uscirà molto in futuro, non so ancora quando, ovviamente ve lo farò sapere. Ritorniamo un attimo a parlare della situazione di YouTube e delle sue visualizzazioni che scendono sempre. Non capisco il perché, ma io faccio circa 200 iscritti al mese e le visualizzazioni sono sempre di meno. Non riesco a capire, ragazzi. E per quanto riguarda la Svanilla, la situazione è davvero triste, perché in passato faceva dalle 2000 alle 3000 visualizzazioni, a volte pure di più, e adesso ne fa letteralmente un decimo. Tutte le persone che la seguivano l'hanno abbandonata. Sto cercando di capire cosa stia succedendo, ma non si sa bene. Il mio canale in generale sta andando malissimo in questo periodo. Ma la Svanilla è la cosa che mi dà più tristezza, perché con tutto il lavoro che ci metto, gli attori che recitano, i doppiatori, davvero è brutto perché ci metto tantissimo impegno nell'editing, per ogni episodio ci metto davvero tanto a farlo. Ma nonostante questo, io vi giuro, vi prometto qui che concluderemo questa serie. Anche se alla fine ci saranno letteralmente 2 persone a guardare i video, io la porterò fino alla fine. Perché l'obiettivo di questa serie è sempre stato quello di coinvolgervi. Insomma, come in passato io guardavo la serie di Gabby Minecraft Hardcore, che è un capolavoro assoluto. Aspettavo ogni episodio con ansia perché i personaggi e le storie erano bellissime. Non vedevo l'ora di vedere come finiva, e tutt'oggi mi ricordo ancora l'epicità di quella serie che ha segnato la mia infanzia quasi, diciamo. Io vorrei lasciarvi un po' la stessa cosa che a me ha lasciato quella serie, un gran bel ricordo epico che sicuramente non vi dimenticherete. E ho sempre cercato di coinvolgervi con eventi come la sala d'arte degli iscritti, e adesso nella Svanilla 2 c'è la sala delle statue degli iscritti. Poi vi ricordate il grande torneo degli iscritti dove ognuno di voi ha creato un suo personaggio per la serie? Quelle sì che sono cose memorabili, credo. Ma in fondo, anche se la serie andrà male, il mio obiettivo è anche quello di divertirmi semplicemente nel farla. Magari non la guarderà più nessuno, vero? Ma fra 30 anni io me la riguarderò e dirò, cavolo, che bei tempi, quanto mi divertivo. In questi 3 anni della Svanilla sono iniziate e finite molte amicizie. Ho invitato tantissima gente nella Svanilla, da Cielo Fisator, Arcana Felix, poi hanno iniziato a entrare i primi youtuber tipo Sisghi, Antmaster, Giocherellone, Giaco, Dragonfrost, ovviamente Alexia che ha doppiato la strega in tutta la Svanilla 2, e anche Sonic, che mi sta dando una mano a imparare a usare Blender, quel programma per fare le animazioni, ma le prime animazioni della Svanilla le ha fatte tutte lui. A gratis, tra l'altro, quindi grazie mille. Passate dal suo canale, ve lo lascerò in descrizione pure quello.
Questa serie in parte ha anche coinvolto delle persone molto famose, per esempio Gabby. Io gli ho chiesto di guardare la serie a Gabby, lui ha detto che era interessato, poi non mi ha più risposto, ma fa niente, ma a un certo punto mi ha lasciato un commento in un video e lì, mamma mia, incredibile, una roba epica, l'ho appeso letteralmente. Dopodiché anche Mr. Jake durante una live mi ha detto che se la guardava spesso in passato, adesso non credo che lo faccia più. E anche Marquez durante una sua live mi ha dato alcuni consigli e mi ha detto che ogni tanto se la guarda pure lui. E guarda pure la serie di Kingdom Come, ci rendiamo conto? Bene, possiamo concludere ragazzi. È stato bello fare due chiacchiere, ogni tanto bisogna farlo. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo episodio della Svanilla 2.